Ciao amici di Qui Benessere, oggi parliamo di adolescenza e tecnologia. Tutte le generazioni di adolescenti sono caratterizzate da una forte ribellione e un bisogno di indipendenza. Questo è normale ed è sano, perché permette al ragazzo appunto di staccarsi dal genitore e intraprendere una vita adulta. L'adolescenza è uno tsunami e non ci si può certo opporre a questa ondata, però si possono arginare le difficoltà che chiaramente il genitore può avere. Infatti molte coppie vanno anche in crisi a livello coniugale proprio dinanzi al figlio adolescente. Attualmente una delle problematiche principali e di discussione e di contrasto importante che si ha con i figli è proprio sull'uso della tecnologia, che è diventato massiccio. Aspettare il rullino che viene sviluppato dal fotografo con le foto della gita, attendere il pomeriggio per vedere il cartone animato preferito, stare lì col registratore ad aspettare la canzoncina preferita. Oppure mettere l'ultimo gettone che segna la fine dell'ultima partita al videogame. Sono tutte frustrazioni che la precedente generazione ha sopportato. Oggi invece la generazione attuale, cosiddetta generazione di nativi digitali, ha tutto a disposizione. Questo che cosa comporta? Da un lato la tecnologia aiuta la vita quotidiana anche del ragazzo, dell'adolescente, perché gli permette di approfondire temi culturali, di essere a conoscenza di tutti gli eventi, di essere in contatto con più persone, quindi può migliorare la socializzazione. Dall'altro lato, però, non sviluppa la cosiddetta tolleranza della frustrazione, la tolleranza del no e dello stress. E questo chiaramente può avere riscontri poi negativi nella vita adulta. Quando la tecnologia diventa un problema, quando va a influire negativamente sul rendimento scolastico e sulla vita sociale, ovviamente, perché il ragazzo tende a chiudersi in quanto nel telefono, sul computer, ha tutto immediatamente. E questo chiaramente diventa un problema. Quindi il genitore deve cercare prima di tutto di abituare il ragazzo all'attesa, alla noia, al no. Perché la vita adulta è caratterizzata purtroppo dalle frustrazioni sul lavoro, in famiglia e in coppia. Grazie dell'attenzione, ciao a tutti.